Ed eccoci a un argomento curioso e interessante, quella storia di ricambi non originali che vale per tutti i settori di questo mondo, no? C'è sempre una lotta tra chi produce certi aggeggi, certe macchine, certi apparecchi con i relativi ricambi o i rifornimenti. E poi c'è chi cerca di fare un mercato alternativo, di produrre delle cose non originali. Faccio un esempio banale, sarà capitato a tutti, occhio sempre. Io una volta avevo una bellissima stampante laser a colori, ma saranno ormai 15 anni fa. E questa aveva i caricatori dei tre colori, oltre il nero, e quando si sono esauriti andai a comprare il ricambio e visto che costava un terzo ho preso quelli non originali e ho smesso di funzionare. Lì c'era una roba, anche c'hanno i chip dentro, c'è una roba software che si accorge che il ricambio non originale ti dà dei problemi. Poi me l'hanno riaggiustata, ma intanto mi ero messo nei guai per una stupidaggine. Ora, i ricambi non originali, se danno problemi, e dipende se tu sei, se si tratta di una stampante o di un'automobile o di una lavatrice, ancora qua. Se si tratta di un aeroplano, gli aeroplani hanno un problema a cui sopperiscono con un enorme sforzo di attenzione alla sicurezza, alla manutenzione, per cui l'aereo è ancora meno rischioso di 3 volte rispetto al treno e di 10 volte rispetto alla macchina, perché c'è tutto questo discorso di controllo, di verifica, eccetera, eccetera. E comunque scappano comunque gli incidenti. L'aereo c'ha il problema che se si guasta qualcosa di serio non puoi accostare, scendere, aprire il cofano, vedere cos'è. Cioè, se c'è qualcosa di serio, tu sei per aria, è un problema, giustamente, no? E lì il problema dei ricambi originali in certi casi è fondamentale, è vitale. La cosa è venuta fuori, ma ormai saranno 30 anni, su Time Magazine c'era tutto un articolo sulla storia dei ricambi originali in aviazione. E si partiva dall'esempio di un apparecchietto bimotore, di quelli fatti con i motori, con il motore elica qua, no? Così, che andava, volava nei paesi nordici, non so se dalla Danimarca stava andando in Norvegia. Sto qui è venuto giù a metà del volo, fatto le indagini. Dunque, era successo che la deriva, l'impennaggio verticale, era avvitato con un certo numero di viti che nell'incidente erano saltate. Paf! Perso la deriva, ciao! Cioè, non tanto che non hai più il controllo direzionale, ma ti mancano decine e decine di chili, se non centinaia, in coda. L'apparecchio è sbilanciato e va giù come un sasso. Sono morte tra le 30 e le 40 persone, non mi ricordo esattamente. Vanno a indagare e hanno scoperto che quelle viti che avevano messo le avevano sostituite, le altre non erano più. Insomma, c'era un problema, avevano sostituito le viti e hanno messo le viti uguali, prese in ferramenta, per dire, no? Viti normali. Quelle erano di acciaio specialissimo, quelle originali erano di acciaio specialissimo, con una tenuta 2 volte superiore alle viti della ferramenta, per cui quelle sono saltate così, perché non hanno tenuto, perché non erano quelle giuste. E poi lì faceva un esempio, mi ricordo che rimasi stupito sul prezzo che ha il parabrezza, chiamiamolo così, che è una roba enorme e la brezza è di 1000 km all'ora. Il parabrezza che è fatto di 2 pezzi nel 747. Ognuno dei pezzi, pensate che costa qualcosa, 50.000 euro. Cioè io devo spendere una cifra enorme, se devo cambiarlo perché si sta crepando, devo spendere una cifra enorme. Se metto quello della mutua, taroccato, magari poi mi scoppia in volo, perché poi lì c'è la pressione, la cabina pressurizzata, se si spacca. Il parabrezza ti arriva una brezza di 1000 km all'ora addosso, non è mica più tanto pilotabile l'aeroplano.
E per cui lì sì, c'è la lotta tra quelli che cercano di risparmiare e quelli che controllano e che gli mette le cose giuste, perché se tu risparmi, ma poi dopo ti casca l'aereo, è un bel problema. E la cosa mi è venuta in mente, questa è roba vecchia di 30 e passa anni, perché un video che vi allego nella descrizione parlava di questa storia dei ricambi non originali anche in casi, diciamo, di cose capitate più di recente. Dopodiché passiamo al complesso fantasma, non è un altro termine per complesso, perché è un insieme di grattacieli, di palazzi enormi, tutti collegati fra loro, che in una città della Cina, che non mi ricordo più quale, avevano costruito qualche anno fa per fare una specie di complesso di... diciamo casinò, robe di intrattenimento annesse ad alberghi, alloggi per poter stare lì un paio di giorni a divertirsi. Un complesso di edifici altissimi, roba tipo 20 piani l'uno, una cosa impressionante, con tutto, la piscina, il teatro, il cinema, il supermercato, una cosa enorme, che a un certo punto è successo che il progetto è stato stoppato per motivi di corruzione. Hanno scoperto che gente aveva preso il tangente, hanno bloccato tutto, però hanno bloccato tutto per troppo tempo. Adesso quella roba lì è da anni così, tutta disabitata, ma una cosa enorme. E c'è un paio di YouTuber folli che vanno a vedere queste cose strane, a rischio di essere poi arrestati, perché poi lì la cosa è sorvegliata, non è che ci può andare chiunque. Loro sono riusciti ad entrare chissà come e a fare questi filmati impressionanti di questa roba tutta vuota, di altezze incredibili. E la cosa mi ha colpito, mi ha fatto venire in mente che anche noi abbiamo situazioni del genere. Continuamente in Striscia la Notizia, per esempio, o le Iene fanno vedere queste cose fantasma che hanno costruito, poi hanno finito i soldi o hanno cambiato e sono lì, costruite a metà, magari con tante robe dentro che i ladri vandali vengono a prendere, a depredare. Solo che in Cina ci sono le dimensioni 100 volte quello che abbiamo noi. Loro sono centinaia di volte più come popolazione, sono centinaia di volte più anche nella grandiosità di queste cose positive o negative, in questo caso negative. Comunque è interessante, quel video è impressionante. E ne ho visto un altro sulla metropolitana di New York, parlava di come i cartelli, i segnali sono stati nel tempo standardizzati. Mentre prima, all'inizio del Novecento, quando cominciarono a scavare i tunnel delle prime linee, essendo diciamo aziende completamente diverse che dicevano, investivano, facevano una linea da qua a là e poi facevano funzionare e diciamo si rifacevano con i biglietti. Tante ditte, ognuno per i fatti suoi, avevano diciamo creato con un sistema di cartellonistica, di segna tutto uno diverso dall'altro, che rendeva più difficile l'utilizzo della metro. E a un certo punto nel tempo l'hanno standardizzata, i cartelli fanno così e come tutte le metropolitane del mondo, giri in tutte le linee possibili e immaginabili, è tutta la stessa segnaletica. Dopodiché mi è venuta in mente un'esperienza di 30 e passa anni fa, quando andai a Mosca quelle 2 volte nell'87, scoprii una cosa interessante sulla metropolitana di Mosca, che peraltro molti di voi sapranno che è una delle più artistiche e più spettacolari, perché dentro in effetti in certe stazioni sembra di essere in un museo, tante cose belle artisticamente ci sono, e quanto curato è, diciamo, l'aspetto estetico.
non come certe linee che sembra di essere dentro i gabinetti pubblici, no? Proprio squallide, piastrelle bianche, invece no, una roba. Tutto vero, tutto bellissimo. C'era una cosa però che ci fregava in una maniera tremenda, e ho scoperto che è andata poi a posto. Dunque, in Russia c'è già il problema del cirillico, no? Come anche in Grecia c'è il problema del greco, se non hai fatto il classico, è un altro alfabeto. Non parliamo poi dell'arabo che è scritto anche al contrario. Quindi in Russia c'è già il problema del cirillico. Però l'altra cosa diabolica è che Mosca c'ha una metropolitana fatta in maniera molto simile a quelle delle altre metropoli che si estendono in maniera circolare, no? Quindi c'è una linea, anzi sono addirittura due linee circolari e poi tutta una serie di linee radiali che vanno a servire tutte i vari quartieri, le varie zone di Mosca, ovviamente tutte collegate in qualche modo. La piantina della metro ci tranquillizzava perché sembrava una piantina di metropolitana normale, come quelle che avevamo sempre visto, con tutte le linee colorate diversamente. Una genialata, no? Peccato che quando entravi nei corridoi, dove ci sono le varie segnalazioni delle varie linee, la scrittura, i nomi di queste linee, peraltro in cirillico, quindi già era un bel problema, erano tutte nere, tutte uguali, facevi fatica. Cioè, se tu hai i colori, vabbè che c'è anche scritto, però il colore ti aiuta, devo prendere la verde, vado lì, vado là. Tutto uguale, tutto nero, Madonna. Dopodiché sono andato a cercare sul tubo video sulla metro di Mosca, e ce n'era uno che ne parlava dei difetti della metro di Mosca, e non è citato quello, e dalle scene che si vedono si deduce che i colori li hanno messi, quindi adesso è diventata una metropolitana utilizzabile in maniera più umana. Sempre in uno di quei video scopro una cosa intelligente, molto interessante. Praticamente gli avvisi, che sono in russo, vabbè pazienza, a parte che credo che abbiano man mano, anche nelle scritte, introdotto l'inglese come seconda lingua per facilitare il turismo, no? Gli avvisi in russo, ma magari anche in inglese, sono fatti in maniera palesemente distinguibile. Nel senso che sono con la voce maschile quelli che vanno verso il centro. Quindi quando ti trovi in questa linea qua e stai andando verso il centro, l'annuncio delle fermate è una voce maschile. Quando vai nella direzione opposta, quindi stai allontanandoti dal centro, c'è una voce femminile che segnala le stazioni. E se sei in una circolare, in una delle due circolari, in senso orario c'è la voce maschile e in senso antiorario c'è la voce femminile. E questa è una cosa molto intelligente. L'hanno fatta, pare, all'inizio per aiutare i non vedenti, ovviamente, che è una cosa in più. Tu non vedi la mappa, eccetera, senti solo i nomi, però se senti una voce maschile o femminile capisci in che direzione stai andando. Ma poi alla fine l'hanno lasciata comunque per tutti, perché è una genialata pazzesca, bisogna ammettere, questa è un'ottima idea. Suonato la sveglietta, passiamo al video successivo.